settimana il condottiero Bianco Nero con Pino Sacripanti. Pino, stai facendo carriera anche in televisione. Siamo partiti lo scorso anno, ci hai dato fiducia per questo piccolo programma. Oggi già apparirai su due televisioni, perché con l'accordo con la Juve Caserta, su juvecaserta.it potranno vedere il condottiero Bianco Nero. Diciamo che hai aperta un'altra carriera per il futuro. È una battuta, ma è giusto per cominciare, per staccare un po' rispetto a quello che sarà domani, la prima partita in casa, il debutto contro Cremona, uno scontro diretto importante, oserei dire, Pino. Beh, intanto sono contento di questa collaborazione, perché è senza piaggeria, però avere tanta pubblicità della Juve Caserta fa sempre bene. La tua Gol Web, adesso Juve Caserta, questo accordo fa sicuramente piacere, che qualsiasi pubblicità si parli di pallacanestro, fa bene al basket, fa bene a Caserta, fa bene alla Juve, fa bene a tutto il movimento. Domani giochiamo una partita importante, quella con Cremona, una partita contro una squadra molto solida, una squadra che ha fatto un precampionato favoloso come risultati e come lavoro, che ha nel perimetro tanto talento, tra Aaron Johnson, Jackson, Lance Harris, Ruini e Luca Vitali, la posizione dell'1, del 2, del 3, tanti punti nelle mani, tanta freschezza, tanto talento, e nel 4 e nel 5 la nostra conoscenza di Stipanovic, che si alterna con Tuca Cotti, che in questo momento sta facendo, diciamo, parte da dietro, ma un po' il 5 titolare, e due giocatori come Af Porzingis nel 4 che aprono il campo col loro tiro. Una squadra molto solida, una squadra molto dura. Ha sicuramente un vantaggio ai nostri confronti, che è quella dell'essersi allenata molto di più di noi ed essere un po' più rodata sia fisicamente che a livello mentale, ed è pronta per, secondo me, venire a fare una buona partita. Noi veniamo da una settimana così buona a livello di intensità degli allenamenti, un po' meno buona rispetto alla salute fisica di qualche giocatore. Tuttora non sappiamo se c'è qualcuno che darà forfè all'ultimo momento della squadra, perché vanno valutate le condizioni fino in fondo, però al di là di questo dobbiamo fare una partita di grande intensità, di grande controllo del ritmo, di riuscire a dominare un pochino di più a rimbalzo, e io credo che, malgrado la sconfitta, bisogna partire dalle cose buone fatte vedere a Milano, dove malgrado l'assenza di Ionusas qualche cosa di interessante si è visto. Vedevo la partita l'altro giorno insieme alla squadra per l'ennesima volta, al 17° minuto eravamo sotto di 6 con un canestro regalato e 4 liberi per due tecnici, una me e una Stefano Gentile, e dopo 17 minuti eravamo praticamente pari a Milano, e poi purtroppo nell'arco dei 40 abbiamo qualche defiance. Adesso dobbiamo riuscire ad allungare questo minutaggio, a cercare di avere il contributo maggiore da parte di tutti, giocare sempre di più di squadra, e sperando che anche la mia gestione a livello fisico sia migliore. Devo riuscire anch'io a capire e conoscere meglio i giocatori, capire e conoscere meglio le dinamiche del gruppo per una gestione migliore. Pino, gli infortuni o le defezioni, che dir si voglia, continuano a bersagliare. Tu prima accennavi prima che ancora una volta in settimana non sei riuscito ad allenare con tutti gli uomini a disposizione. No, abbiamo avuto una distorsione alla caviglia per Jelovac, che l'ha tenuto fuori praticamente due giornate, un problema muscolare per Marco Mordente, un problema di incidente di gioco per Eric Chatfield, dove vedremo in maniera un po' più approfondita le condizioni, e abbiamo fatto un po' di fatica, non te lo nego che abbiamo fatto un po' di fatica, però nello stesso tempo mi è sembrata anche che il livello e l'intensità siano state alte. Mi sembra che ci sia grande consapevolezza da parte di tutta la squadra, anche perché è inculcato da me in molti modi che domani è una partita molto importante, e spero che tutti stringano i denti per poter scendere in campo a darci qualcosa. La prima partita in casa, come presenti la Juve Caserta ai tuoi tifosi? La prima partita ufficiale di campionato, mi riferisco. Ma guarda, è chiaro che fino adesso non so benissimo che non si è molto contenti della prestazione della squadra.
Io in primis ho trovato mille difficoltà sul lavoro, mille difficoltà nell'assemblare una squadra praticamente per otto decimi nuova, se si tolgono Dario Cefarelli e Maresca, l'undicesimo Domenico Marzaioli, otto giocatori sono totalmente nuovi, non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, però adesso assicuro che la qualità del lavoro come volontà, come dedizione, come partecipazione sia abbastanza alta. Mi piacerebbe anche a me riuscire adesso a mettere qualche mattone uno sopra l'altro a livello tecnico, pensare prettamente ai blocchi, ai giochi, alle spaziature, alle difese sui pick and roll e non solamente a vedere un bollettino medico. Però non voglio lamentarmi, non voglio prendere scuse, noi dobbiamo avere una partita importante, dobbiamo metterci energia, dobbiamo dare tutto, dobbiamo sapere che se innalziamo un pochino la qualità fatta con Milano e l'allunghiamo per un po' di minuti, dobbiamo portare a casa il risultato. Pino, della partita contro Cremona, che cos'è che ti preoccupa di più? Più la situazione interna o più il valore degli avversari? Ah, un misto, sicuramente quello che mi preoccupa di più è la capacità di giocare in maniera intensa e dura per 40 minuti, questa è la cosa più importante, senza avere dei cali di tensioni e fisici che dopo ci formano dei gap negativi del risultato durante l'arco della gara. Per quanto riguarda invece i tifosi, sarà la prima partita della tua gestione e di tante gestioni senza il tifo organizzato. Ti aspetti un Palamaggio un po' più freddino rispetto agli anni passati o pensi che alla fine la spinta arriverà? Sicuramente in una partita in cui la spinta deve arrivare prima. Ma io credo, sono due o tre considerazioni da fare. La prima è che noi, come qualsiasi squadra nuova, dobbiamo guadagnarci noi stessi la voglia e il calore del pubblico che ci aiuti, che ci... e non possiamo aspettarci che sia il pubblico che aiuti noi dall'inizio. Prima bisogna rispettarsi la stima, la fiducia e poi ci si può magari chiedere un pochino più di partecipazione. Adesso siamo noi quelli che dobbiamo far vedere alla gente che siamo pronti a buttarsi su ogni pallone, siamo pronti a giocare una battaglia col coltello fra i denti. Mi spiace molto per la fine dell'inferno bianconero, lo dico davvero, lo dico sul serio, perché io credo che sia stato almeno nei miei anni un gruppo che ci ha seguito, che ha seguito la squadra, che è andato al di là di ogni barriera, ha fatto chilometri, non ci ha lasciato mai soli in qualsiasi palazzo noi andavamo, con partecipazione, con sostegno, con cori, con anche anima. Credo che, come tutte le cose, se sono fatte in maniera pulita e bella, come è stato fatto l'Inferno Bianconero per tanti anni, era anche una forma di aggregazione sociale per i giovani casertani, c'era una condivisione e un senso di appartenenza della maglia che poi veniva tramandato di volta in volta. Mi dispiace molto, però spero alla fin fine, io spero sempre che le cose si possano mettere a posto, che ritorneranno a essere un sostegno importante dopo che per tantissimi anni hanno dato gran parte della loro vita per seguire questa squadra. Cosa dirai alla squadra prima di entrare in campo per la prima al Palamaggio? Solitamente si dice la prima è sempre quella più difficile per motivi diversi, un po' di emozione davanti ai propri tifosi, un po' di magari nervosismo perché si vuole andare a dimostrare, magari per qualcuno italiano un po' di voglia di strafare che è naturale in questi casi. Oh, io parlavo di pallacanestro, di alcune considerazioni tecniche per togliere la tensione dal giocato e mettere invece la concentrazione su che cosa dobbiamo fare per poter arrivare in fondo. Se uno dà troppa importanza, troppa enfasi a una gara, poi c'è l'effetto contrario. Io credo che invece spostare la pressione e l'attenzione su che cosa bisogna fare, in che maniera, renda tutti quanti un po' più sicuri sulle proprie compiti.